Buonasera, questa sera ci occupiamo della Russia di Putin, un argomento di estrema attualità, ma che si presta anche ad alcune riflessioni sul metodo che ci vuole per affrontare gli studi storici. Abbiamo sempre detto e ripetuto che i fatti si capiscono soprattutto, direi esclusivamente, nel loro contesto, cioè nella situazione che li ha resi possibili. E quindi per capire l'oggi bisogna sempre andare nel passato. Come dice un proverbio che gira fra gli storici, se non sai chi sei, voltati indietro e guarda da dove vieni. E il concetto di lunga durata ci guiderà adesso. Intendo dire che molti fatti di cronaca rimangono fatti di cronaca e non diventano fatti storici perché un po' alla volta appaiono per quello che sono, fatti secondari, fatti ridimensionati, fatti che non hanno bisogno di un particolare ricordo. Invece altri fatti hanno una durata lunga, lunghissima, a volte si misura con il metro dei secoli. Ora, la Russia si capisce soltanto se si considera la vastissima quantità di terra e di connessa voglia di dominio che è legata alla sua storia. Mi spiego in termini più ordinari. Nel bene e nel male, la Russia è qualcosa di grande, è grande anche nel male, è grande nelle nel peso che ha avuto nella storia, è grande nelle sue potenzialità demografiche ed economiche. E questa grandezza, questa potenza di mezzi, a cominciare da quelli naturali, la lunghezza dei fiumi, l'abbondanza della produzione agricola e industriale, condiziona la sua storia, cioè chi ha governato la Russia, comunque la Russia sia stata chiamata la Russia degli zar, la Russia sovietica, la Russia attuale di Putin, ha sempre visto la storia come un grande teatro in cui operare partendo dalla conquista e dal controllo della terra. Uno storico inglese, Eric Hobsbawm, ha detto che la Russia zarista non è finita nel 1917 con l'abdicazione dello zar, fucilato l'anno seguente dai rivoluzionari, ma è finita nel 1989 perché in fondo anche la Russia sovietica ha avuto un'idea nazionalista, imperialista di dominio mondiale. Ecco, la grandezza della Russia, la grandezza dei suoi mezzi, la sua estensione territoriale, la sua ricchezza anche demografica, tutto questo ha fatto in modo che la Russia, nelle sue varie, come dire, strutture storiche, zarista, sovietica, operasse con lo scopo di avere un peso in questo mondo, un peso proporzionato alle sue dimensioni. Quindi, nel 1917 sarebbe caduta una certa Russia, quella dello zar, ma la Russia con intenzioni di dominio mondiale, con qualche breve retromarcia, con qualche leggera rettifica, ha continuato a esistere anche durante la dittatura sovietica e dopo il 1991, con il crollo dell'Unione Sovietica e l'inizio di una nuova forma di repubblica, quella che attualmente è rappresentata da Vladimir Putin, una Russia che ha ereditato il nazionalismo e l'imperialismo dei regimi russi precedenti. Quindi Putin è un capo, ma non è uno zar. È comunemente chiamato così perché il suo desiderio di potenza, di dominio territoriale, che non è soltanto un'idea sua, perché è un'idea molto diffusa in Russia, così come lo era nell'Unione Sovietica e nella Russia zarista, la sua idea di potenza di livello mondiale è in fondo la stessa degli zar. Anche Pietro il Grande, secoli fa, sognava
una Russia che fosse moderna e in grado di trattare alla pari con le altre potenze. Questo è stato il grande desiderio dei russi e all'origine della guerra in Ucraina sta anche questo. Il desiderio di restituire alla Russia il ruolo e il peso che avevano in questo pianeta durante il comunismo, cioè fino al 1991. Se non si comprende questo aspetto della storia russa, sovietica e adesso ancora Russia, diventa difficile comprendere l'oggi. Putin segue soprattutto il pensiero di due studiosi, non molto accreditati, anche perché francamente le sparano un po' grosse, Fomento e Dugin. Sono due personaggi le cui idee sono molto, molto apprezzate al Cremlino oggi. E cosa dicono? Fomenko è convinto che... Avete presente quei ciarlatani, perché questo sono i quali dicono che, che so io, il Covid è un'invenzione o stupidaggini del genere? Ecco, è una certa categoria di pseudopensatori, i quali dicono, tutto è stato manipolato da certe forme di potere, le notizie che vi dicono sono false, cosa c'è che so nel vaccino? Non ce lo dicono. Cosa c'è in un certo segreto di Stato? Non ce lo dicono, non ce lo raccontano, c'è sempre qualche cosa sotto e si può andare, che so, dagli extraterrestri a qualche altra invenzione. Siamo nell'ambito della fantasia o del fantasy, come preferite. Ecco, Fomenko dice che la Russia è sempre stata, da secoli è stata, vittima di una serie di falsificazioni storiche, e che è stata sempre ostacolata nel suo cammino verso la potenza, verso la gloria mondiale, è sempre stata ostacolata da una visione della storia distorta, per cui l'Antico Testamento sarebbe un'invenzione medievale, Grecia e Roma non sarebbero mai esistite, Giulio Cesare mai esistito Virgilio, quindi sono delle cose che come insegnante di lettere, di storia e geografia mi vergogno praticamente di riferire. Eppure c'è qualcuno che pensa queste cose e c'è qualcuno che lo prende sul serio. Praticamente Fomenko nega l'esistenza di quei valori che sono alla base della cultura occidentale. Cioè, sarebbe un falso la Bibbia, sarebbe un falso l'antica Grecia, sarebbe un falso l'antica Roma, tutte invenzioni ovviamente dell'Occidente brutto e cattivo, per nascondere in realtà il vero, unico significato della storia, che sarebbe il seguente: il cammino della nazione russa, del popolo russo, verso il dominio su tutti i popoli slavi, e un ruolo di guida nel mondo. Tanto che Fomenko arriva a immaginare nel suo delirio che arriverà un nuovo messia che porterà la luce e la verità in tutto il mondo, a partire chiaramente dalla Russia. Dugin dice cose tutto sommato simili, lui insiste sulla eredità del panslavismo, ossia l'unione di tutti i popoli slavi sotto la guida, coincidenza, non credo, della Russia di Dugin. Quindi sono due pseudo-filosofi e a me viene in mente quella poesia di Trilussa, ve la traduco direttamente dal romanesco, Attila dice, dicono che dove sono passato io non cresca più l'erba. È vero, ma la colpa non è mia, ma di tutti i fessi che mi vengono dietro. Cioè, ci sono degli pseudofilosofi che mettono in giro queste voci, lo dico con il massimo rispetto per la storia del popolo russo, che ha una sua dignità, una sua nobiltà e una sua grandezza. Non dimentichiamo che i russi hanno perso oltre 20 milioni di vite umane nella lotta contro il nazismo. Però quella di Fomenko e di Dugin non è storia, è una manipolazione, è una falsificazione, e i due pensatori trovano largo credito alla corte, possiamo chiamarla così, di Putin. La Russia ha una missione storica.
E quindi tutti i paesi appartenenti al mondo slavo, tutti o in parte, devono rientrare nell'ambito del controllo russo. Naturalmente questi paesi, anche quelli tutti o parzialmente slavi, non ne vogliono sapere granché, perché i russi, almeno nel secolo scorso e in questo e non solo, sono padroni abbastanza duri. Comunque è un messaggio chiaramente asservito a beneficio del potere di Putin. Quindi noi dobbiamo immaginare che la Russia di oggi, la Russia di Putin, non è governata con i criteri della civiltà occidentale, della democrazia parlamentare, del liberalismo. Per buona parte dei russi la democrazia, diciamo così, molto semplicemente porta male, perché per loro la caduta del muro di Berlino, che per noi è stato un meraviglioso, ed è stato veramente un meraviglioso ritorno dei diritti umani, per loro, soprattutto per Putin, che viene dai servizi segreti, questo è importante, per Putin e per quelli come lui, e sono tanti in Russia, la caduta del muro di Berlino non è stato l'arrivo della democrazia, intesa come progresso, come diritti umani. Per loro è stata una catastrofe, una disgrazia, perché con la caduta del muro l'Unione Sovietica è caduta dopo 2 anni e la Russia si è ritrovata meno potente di prima, ha perso dei territori, ha perso prestigio, ha perso importanza e Putin dice: questo è stato un disastro e io voglio riportare la Russia alla situazione anteriore alla caduta del muro. Cioè, dobbiamo ricordare che per molti popoli, per molti paesi, soprattutto in Europa orientale, la democrazia non è qualche cosa a cui si sia abituati. Noi abbiamo una lunga tradizione democratica e anche quando da noi la democrazia non c'era, per esempio nella Milano austriaca fino al 1859, vediamo un po' durante la seconda guerra mondiale, quando l'Italia era occupata dai nazisti e dai loro servi fascisti, noi, anche quando non avevamo la democrazia, ci ricordavamo comunque di averla avuta in passato, almeno come ideale. Quando in Italia non c'era la libertà, noi comunque, i nostri uomini di cultura, sapevano che la libertà c'era e c'era stata in Italia. Per esempio, Dante lo sa benissimo, il suo ideale di libertà deve molto anche a certi diritti, a certe caratteristiche della civiltà romana, ma poi abbiamo anche la democrazia ateniese. Ecco, questo retaggio di democrazia, di diritti umani, che in fondo è alla base dei diritti umani moderni, in Russia non c'è stato, lo conosce forse qualche professore, ma non è una cosa che loro abbiano bevuto con il latte materno, non è un valore che stia nel loro DNA. C'è una certa cultura russa che ha, come dire, problemi ad accettare la democrazia. Quindi, quando è caduta l'Unione Sovietica, molti russi hanno cominciato a odiare Mikhail Gorbaciov, che era l'uomo che aveva reintrodotto i diritti umani e l'economia di mercato in Unione Sovietica, poi tornata a essere Russia, perché dicevano: a noi non importa nulla che tu ci abbia ridato la libertà, perché siamo alla fame. E siccome le dittature nascono generalmente dai momenti di crisi, è difficile che un popolo accetti la dittatura quando sta bene e quando ha paura che si fida dei dittatori, perché i dittatori dicono: datemi, rinunciate alla sicurezza. Scusate, scusate, rinunciate ai diritti umani e io vi darò sicurezza, rinunciate alla democrazia, perché io darò, come dire, stabilità, io darò, un certo benessere. Ecco, rinunciate ai diritti umani in cambio della sicurezza. Sono io che, come dire, eliminerò il disordine e la paura del disordine. Le dittature normalmente nascono così. Anche Giulio Cesare tolse ai romani la libertà, anche se Giulio Cesare, come personaggio che, come dittatore, in fondo, non è stato certamente peggiore di tanti altri, però lui portò
portò il popolo romano fuori dalla crisi facendo questo scambio, questo baratto che è pericolosissimo, che è pericolosissimo, perché rinunciare alla propria libertà in cambio della sicurezza può portare a dei disastri, come sappiamo guardando la storia del Novecento. Ora, il potere di Putin su che cosa si basa? Su due categorie di servitori dello Stato, cioè servitori di Putin, perché lo Stato oggi è Putin, è un'autocrazia, cioè un'autorità statale che si riconosce, si concentra tutta in un uomo. Allora, gli oligarchi e i siloviki. Gli oligarchi sono quei personaggi che, approfittando della crisi del sistema comunista fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, misero le mani su larghe parti del governo sovietico, ex sovietico. Facciamo un esempio: la produzione mineraria, la produzione petrolifera, quella agricola, certi servizi pubblici, finirono nelle mani di alcuni uomini, magari dei vecchi apparati di governo, che però avevano esperienza, le amicizie giuste, relazioni, iniziativa, disponibilità anche alla violenza, e questi misero le mani su larghe, larghissime parti del patrimonio economico ex sovietico. E Putin maneggia, come dire, questa categoria di uomini, facendosi anche sostenere da loro, si fa finanziare da loro, dà loro importantissime cariche pubbliche, e questi uomini ricambiano il favore parlando bene di lui, magari usando la loro popolarità in certi talk show per far vedere quanto Putin è bravo, quanto è buono, insomma, le propagande di ogni dittatore. Sono uomini ai quali Putin ha detto: io vi permetto di arricchirvi nel nuovo sistema, sarete trattati come, sarete coccolati, voi in cambio però mi date il vostro appoggio, il vostro sostegno, la vostra... Mettete la vostra popolarità al servizio della mia causa nazionalista e imperialista. Poi ci sono i silovichi, cioè uomini che vengono dagli apparati di sicurezza e che sono esperti nelle tecniche di repressione, cioè Putin ha dato loro responsabilità elevatissime nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico. E avete visto al telegiornale che la polizia russa non fa complimenti, ecco. Ecco, e questi uomini sono coloro che hanno in mano la repressione, soprattutto chi dice: guardate che la guerra in Ucraina è una guerra infame, non può essere chiamata operazione militare speciale, è proprio una guerra, è condotta anche più brutalmente di tante guerre. È una guerra in cui si prendono di mira scuole, ospedali, asili, si spara sui vecchi. Ecco, questa è la verità. Ecco. Chi dice queste cose in Russia rischia di entrare nel raggio di attenzione degli uomini degli apparati, ai quali Putin ha detto: io vi do un grandissimo potere e voi in cambio gestirete questo potere per fare i vostri interessi, perché così fate anche voi la vostra carriera, ma soprattutto darete una lezione a coloro che protestano contro me, Putin, o contro la guerra. Ecco. In fondo, la storia della Russia si può tutta vedere così: una immensa realtà territoriale che a volte si sbilancia verso i valori dell'Occidente e a volte verso l'Oriente. Quindi, i paesi che una volta erano nell'orbita di Mosca, nell'orbita del Patto di Varsavia, nell'orbita comunista, quindi per esempio la Polonia, la Bulgaria, l'Ungheria, e questi paesi avevano un ricordo della democrazia, e quelli che di democrazia ne avevano vista poca, comunque erano vicini, confinanti con paesi dove una tradizione democratica c'era o c'era stata in precedenza. E, ecco, mentre invece un'altra parte del mondo controllato da Mosca, sbilanciata verso Oriente, era a contatto con paesi che la democrazia, le idee progressiste, il liberalismo non lo hanno proprio visto mai, mai, per esempio a contatto con la Cina. Ecco, è come se la Russia fosse perennemente incerta se
ricevere le idee da Occidente, e qui sono anche idee della tradizione democratica, oppure essere influenzata dalle tirannie orientali. Basta dare un'occhiata alla cartina e si vede che la Russia è sempre stata, come dire, un po' oscillante fra questi poli. Cosa significa questo nel contesto globale? Quindi ripetiamo il concetto. C'è un ovest delle terre russe o ex sovietiche, per esempio l'Ucraina, un ovest che conosce il liberalismo oppure ha avuto e ha tuttora contatti con paesi di tradizione liberale. E un est che invece sente più l'influenza, direi quasi il fascino delle dittature orientali. In un contesto globale questo significa, e perché ci riguarda tanto da vicino, siccome la Russia, come abbiamo detto prima, dispone di risorse naturali immense, per esempio a Milano in questi giorni c'è il Salone del Mobile, che subisce dei danni dal fatto di avere difficoltà a importare il legname della Russia, le grandi foreste russe forniscono legname da costruzione, e hanno difficoltà a esportare in Russia. Le prospettive lì sono un po' preoccupanti perché nel mondo globale, in fondo, noi spendiamo molti milioni al giorno, moltissimi milioni al giorno per comprare combustibile russo, per esempio il gas naturale, e in questo modo questi soldi possono servire per finanziare la guerra di Putin. Quindi noi armiamo i nostri amici ucraini e nel frattempo diamo anche i soldi alla Russia di Putin perché paghiamo il gas. Insomma, è una contraddizione. Quindi l'Italia opportunamente sta cercando altre forme di rifornimento. Nel mondo globale ci sono queste contraddizioni. Quando c'era un altro tipo di guerra fredda, gli Stati Uniti e i russi si guardavano male, tenevano le bombe nucleari puntate gli uni contro gli altri, ma i coltivatori americani avevano bisogno di vendere il loro grano alla Russia. Adesso, nel mondo globale, la Russia, ecco, blocca il grano ucraino. E in questo modo sta riducendo alla fame, soprattutto, sono loro i primi a sentire i morsi di questa fame, i paesi con agricolture ancora molto povere, molto arretrate, poco produttive, per esempio in Nord Africa. E quindi la crisi ucraina è una di quelle crisi che hanno nel mondo globale ripercussioni generali ovunque e ripercussioni che si manifestano in maniera immediata. Che cos'è la globalizzazione? È quella situazione, noi potremmo dire quell'algoritmo che funziona in modo da provocare in qualunque parte del mondo differenze immediate e molto pesanti nel bene e nel male, partendo da un evento apparentemente lontano. Facciamo un esempio. Scoppia una nuova guerra in Medio Oriente. In Medio Oriente sono coinvolti in questa guerra i produttori di petrolio e subito c'è meno petrolio sui mercati e basta la notizia della guerra per far salire il prezzo perché c'è paura che di petrolio ce ne sia di meno. Questo è ciò che la Russia di Putin sta provocando in un ambito globale. Ecco. In questo modo speriamo di avere dato un'idea non solo di ciò che la Russia di Putin è e fa in questo periodo storico, ma quale tradizione, quale cultura ha reso possibile questa situazione e quali sono nel mondo globale le prospettive di sviluppo possibili. Grazie e al prossimo incontro.